Insieme a Laura Pucaglioni, presidente dell'associazione Prometeo, che si trasferisce nei locali dell'ex Istituto Sacro Cuore di Avezzano. Quanto è importante per l'associazione questo momento? È sicuro un momento importantissimo per l'associazione Prometeo. Da 10 anni siamo sul territorio e ci occupiamo di formazione professionale e esserci trasferiti in questo istituto che è storico per la città è sicuramente per noi un nuovo punto d'inizio. Abbiamo a disposizione aule, laboratori ed uffici per un totale di 1.000 metri quadri, quindi possiamo sicuramente rispondere a tutte le esigenze per quanto riguarda la formazione, che ci vengono esposte dal mercato, dal territorio di Avezzano. Come sarà organizzata l'attività all'interno di questo istituto, di questa nuova struttura? Allora, sicuramente ci saranno i corsi di formazione professionale, quindi corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo che verranno svolti durante la settimana in un arco ovviamente orario che è sia mattina che pomeriggio, secondo le esigenze poi che di volta in volta saranno presenti degli iscritti. È sempre aperta e a disposizione per qualsiasi tipo di informazioni la segreteria organizzativa che sarà appunto aperta con un orario dalle 9 alle 17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Siamo insieme ad Anna Di Censo, presidente invece della cooperativa Prometeo, che si trasferirà appunto all'interno dell'istituto dell'ex Sacro Cuore di Avezzano. Quali sono gli obiettivi della vostra cooperativa? Allora, gli obiettivi della nostra cooperativa sono quelli di continuare con i servizi che abbiamo attualmente sul territorio e di svilupparci ancora. Noi gestiamo da 20 anni i servizi di segretariato sociale su tutto l'ambito della comunità montagna marsicana, quindi su tutti e 33 comuni. Ci abbiamo un'esperienza ventennale e una parte del servizio sociale professionale e diversi progetti con il comune di Avezzano. Quindi l'intento nostro è di ampliare ancora di più il partenariato sul territorio e di lavorare al meglio per soddisfare poi i bisogni che sono del territorio. Allora, l'istituto, la scuola della Prometeo sarà suddivisa in 2 piani. Al primo piano troveremo tutte aule didattiche e laboratori. C'è un laboratorio di più di 100 metri quadri per gli acconciatori con 20 postazioni allestite, appunto. Un laboratorio per le estetiste, un laboratorio per le professioni sanitarie, quindi operatore sociosanitario, assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili. E poi ci sono 3 aule sempre grandi di circa 100 metri quadri, con tutti i dispositivi multimediali per la formazione professionale, anche per un eventuale ritorno in FAD.